Questa volta si tratta di pura dimenticanza. Ok. Va bene. Non dovevo andare qua, ma dovevo andare qua. Allora, oggi avevo un impegno che avevo prenotato da un tot, e quindi non riesco ad esserci, però ho guardato queste belle cose. Tra l'altro sono le novità di Vista queste, ed è, visto che parliamo di sistemi operativi, parliamo di sicurezza, è bene anche andarle a vedere, in modo che così voi oggi pomeriggio guardate e confrontate le cose. Allora, possiamo prendere per esempio, se si cerca con queste chiavi è facile. Trovare il documento originale da cui si prende user account control, poi ne mettiamo un altro, BitLocker, capito bene? FS. E vedete che quello che salta fuori, se salta fuori, sono ne avevo trovato una pagina migliore che dice, parlava di Vista Vista Security, e c'era una pagina che le riportava ancora sta pagina qua, dove sarà casa che sono ancora qui. Vediamo di metterne un altro. Ah, questo address space layout randomization. Ecco, questo è interessante. Allora, andiamo con ordine. User account control. Ti fermi o scappi? Ha bufferizzato un tot di... No.
Allora, vi invito a quando avete mai conosciuto una persona che lavora in Microsoft? Nell'azienda Microsoft? Se aveste conosciuto, avreste scoperto che non esiste nessun impiegato in Microsoft, non esiste. È sempre che ne so, product manager for, i nomi sono sempre in inglese e sono sempre altisonanti. Ora, un esercito di generali, e anche qui succede la stessa cosa, cioè il nome è altisonante. User account controller è un'infrastruttura che consente, che richiede il consenso dell'utente prima di consentire un'azione che richiede amministrazione di leggi amministrativi. Sono 30 anni che la faccio cosa? Si deve fare SU? Magari prima dovevamo cambiare e diventare root, adesso dobbiamo fare SU oppure salta fuori la finestra. Non dire così, metti la cambia amministratore perché stiamo facendo qualcosa che se ne è. Ok, user account control. Ok, andiamo, scendiamo. Pronto? C'è la differenza che lo user account control non richiede la password. Cioè, richiede solo una conferma. A volte non segna, a volte mi fa modificare il file, che dovrebbe essere il file che si è approvato e l'altro non ha approvato. Quindi il file dovrebbe essere il problema prima che si è modificato. Va bene. Prendo. Full disk encryption, BitLocker drive encryption è la criptografia a livello di device, anche questa in altri sistemi c'è tranquillamente. Windows Firewall, c'è anche questo? No, questo non ne parla. Comunque IPv6 connection filtering, IPTables, ragazzi, contate da quanto c'è IP tables all'interno dei sistemi Linux. Windows Defender, non lo so che cosa sia, non è nell'elenco. Anti-spyware utility, parental control, perché ovviamente sì, avrà messo quella. Tempo fa è uscito un articolo su una rivista dell'IT che era divertentissimo. No, non era loro, ma quando l'ho visto ce lo siamo scambiati, perché era un algoritmo per riconoscere la quantità e la forma della rosa presente nelle immagini e fare l'autocensura, cioè mettere i patatini non trasparenti nei punti giusti nelle immagini in maniera automatica. Controllato una rivista scientifica, la pornografia che prima e dopo era veramente una cosa comica. Infatti abbiamo scherzosamente detto all'editore: la volta prossima parlo su carta patinata, no? Encrypted file system, va bene. Questa volta la crittografia a livello di... Ecco, questo è divertente, l'address space layout randomization. Per prevenire gli attacchi, tipo, attacchi di codice, il layout di memoria è scelto random tra 256 combinazioni possibili, cioè dove metto lo stack? Oggi lo metto là. Lo metto di qua. E così, vabbè, può avere un senso. Però, se è vero che gli attacchi già pronti, fatti senza l'altra spesa, quando mi dicono, cessano di funzionare, si tratta solo di scrivere codice capace di resistere all'altra spesa randomization. Basta vedere l'indirizzo di una variabile e vedere oggi qual è la parte alta delle indirizze, così vedere tra le 256 possibilità quale ho scelto e poi agire di conseguenza. Rende un po' più difficile fare
Ma pensate all'idea che sta dietro. Non rendiamo, facciamo in modo, abbiamo un attacco di tipo macroico, facciamo in modo che le persone programmino bene e non usino quelle chiamate e vediamo se si riesce a fare qualcosa per risolvere il problema. Ma il problema è la gente, cioè facciamo in modo che i programmi. Qui la filosofia è: tanti programmi saranno bloccati, tentiamo di metterci una pezza. Vedete, è dal punto di vista della sicurezza proprio un approccio che io non condivido, diciamolo così. Poi, questo è bellissimo, data execution prevention, semplicemente toglie il bit di esecuzione ai dati. Vi ho detto che la memoria ha le protezioni nei segmenti in modo che i dati abbiano il bit di esecuzione al centro. Ma mark some memory pages as non-executable data segments. Quello che già si fa, se prendete Linux, SLinux, cioè la marcatura dei segmenti dati come non eseguibili. Però ovviamente ci sono i digital rights management, li abbiamo detti tutti? DAP, EFS, l'abbiamo detto, BitLock, User Account Control, Address Space Layout Automation. Che cos'è questo DAP? DAP. Deploy, no, non c'entra niente. Depending, non lo riesco a trovare. Ecco, Data Execution Prevention, abbiamo detto. Quindi, sono molto dubbioso su queste politiche di sicurezza. Tra l'altro sembra che sia stato attaccato anche il cartellone, visto che se guardate l'orario di fine è illeggibile. Magari sono riusciti a ricevere un attacco sullo stato del cartellone. Quindi dalle 11 alle 1 con un simbolo, dopo lo riattacco comunque. No, nel pomeriggio è bellissima la presentation virtualization. Qualcuno conosce la presentation virtualization? Pensate, pulite. C'è un processo che può funzionare sulla macchina A, ma il blocco grafico può venire dalla macchina B. Conoscete un'altra cosa che fa questo? X. E X da quanto ce l'abbiamo? Ma nel frattempo il mondo si è evoluto da lì. Quindi si parla di proxy, di comunicazioni grafiche, ci sono tante varie cose. Aspettate ancora qualche decina d'anni, arriveranno con la optimization of bla bla e troveranno anche quello. Poi gli hypervisor. Gli hypervisor, lo conoscete? Me ne ho parlato, quindi siete un po'. Avete studiato poco per oggi. Sono per supportare le macchine virtuali o fate in modo che il virtual machine monitor sia un programma dentro un altro sistema operativo, TEMU, quindi lanciare pratica col programma col sistema operativo con Linux e lanciate una cosa che è un eseguibile del sistema operativo, che è il monitor che vi dà la situazione di una macchina su cui fate girare un altro sistema operativo. Oppure potete avere un mini sistema operativo che non fa altro che fare il dispatcher tra macchine virtuali. È il caso di Xen. Xen è l'esempio più di hypervisor. Però con KVM stanno consentendo di iperviso, come si può dire, rendere hypervisor, ipervisorizzando
Linux, un esercizio d'esame sarà un uso esatto di questa parola. Però se bisogna dare atto a Microsoft di una cosa, ha finanziato inizialmente il progetto. Max Ehrman, fatto già, non mi ricordo più, direi Cambridge, potrei sbagliarmi, conosco, è una delle prime università inglese, è codice libero. Infatti ci stupì tutti che Microsoft aveva pubblicizzato, aveva sponsorizzato questo sviluppo, però c'è da prima che lo mettesse. Comunque, sì, hanno iniziato con il QDOS, rinominato poi MS-DOS, e da allora hanno copiato, mettendo bei nomi alle cose. Come, continuo a dire, come meccanismo pubblicitario, come macchina di marketing, sono bravi, ma in questo senso. Ah, una cosa vi devo dire e vi ripeto, state attenti a quello che firmate, leggete per bene se oggi vi fanno firmare delle cose. Siete maggiorenni, quindi se poi volete firmare, firmate tutto quello che volete, ma state attenti a quello che firmate. Non disclosure, cioè la ricevere del materiale garantendo segretezza, è controproducente per voi, perché un domani se per caso pubblicate qualcosa di veramente interessante, qualcuno vi potrebbe accusare che quelle idee erano già contenute in embrione in ciò che avete visto da altri e che avete, sul quale avete garantito materiale, sul quale avete garantito di non divulgare mai informazione. Quindi avete l'accusa senza possibilità di difesa. Quindi io, se fossi voi, non, se vi danno gadget, vi danno cibo, bevante, fate bene, sentire tutte le possibili opinioni e campane, fate benissimo, ma impegnare il vostro futuro, state attenti. Questo ve lo dico da padre che mi sta dicendo. Adesso ho parlato dell'iniziativa di Microsoft Share Source, no? Sì. Ma è vincolante il fatto che uno vede il sorgente, il 90-97% dei sorgenti potrebbe appunto... Di solito chiedono delle non disclosure. Io non ne ho mai firmata una e continuo a non farlo. Tutto quello che vedete in quest'aula è completamente disclosed. Potete raccontarlo, anzi mi fa piacere se divulgate informazioni a tutti. Ok? E anche le certificazioni, tutte le certificazioni che chiedono, rivelo l'altro giorno sulla certificazione che facevano su su Migo, durante il Migo che parlava una certificazione, nel quale si chiedeva di non divulgare le domande d'esame perché erano sempre le stesse. Come vedete, al contrario, io ho finito poco con questi testi, perché è proprio una filosofia completamente duale. Noi diamo certificazioni non per conto di uno che lo altro, ma per conto della conoscenza e basta. E queste, a mio avviso, sono le uniche certificazioni che veramente devono contare, quelle date da istituzioni super partners, e tali devono rimanere. Ecco perché se entrano le aziende nei consigli di amministrazione ci rovinano, ci peggiorano, perché a quel punto il nostro studente non ha più la garanzia di avere un'informazione a 360 gradi, avrà sempre il dubbio che è stata guidata da questo o da quello, perché siede al nostro consiglio di amministrazione. Invece oggi possiamo parlare bene di uno, ma voi ve ne immaginate un istituto superiore di sanità o un
come si chiama la quello mondiale di sanità, sì. Dove nel consiglio di amministrazione se avessero le case farmaceutiche vi fidereste? Io avrei dei forti problemi. Infatti ci sono tutte queste aziende che stanno premendo per tagliare i fondi a questi organismi indipendenti, come porta caso all'università, no? Allora, torniamo a noi. Quindi abbiamo visto, era correlato in pieno con la lezione del giorno, e quindi anche questo fa parte delle cose di cui bisogna discutere. Torniamo indietro. Capability, post capability. Vi ho detto, e vi ripeto perché sempre arriva qualcuno che fa casino, ci sono due capability nella parte di luce di sicurezza, ma sono due capability diverse. Una sono le capability per memorizzare dal last client la matrice di accesso. E ricordatevi sempre la differenza principale tra ACL e capability è che le ACL sono attaccate all'oggetto da potenza, le capability sono date al soggetto. Questa è la differenza fondamentale. Perché nei lucidi c'è anche scritta che uno ne memorizza per lì e l'altro per colonica. Sì, è vero, se l'oggetto andate in colonna avete tutte i permessi che vanno su tre piani. Se dal soggetto uno va per righe ottiene tutti i permessi che ha sui vari oggetti. E quindi molti mi rispondono, ma uno è per righe e l'altro per colonne. Non è, anche se c'è scritto, non è quello l'aspetto principale. Uno lo lascia attaccato all'oggetto, l'altro lo delega al soggetto. Ma queste sono altre capability, le POSIX capability. POSIX non solo chiede l'ok per fare le attività per quale occorre permessi all'amministratore, ma si pone il problema di dare una granularità più fine del ruolo di amministratore. Quindi decide di parcellizzare le attività che può fare un amministratore in vari tipi di attività, e quindi consente di poter attribuire a processi o a utenti la possibilità di fare solo particolari funzionalità che sono prerogative dell'amministratore e non altre. Quindi, per esempio, l'apertura di porte riservate, porte si intende di rete. Voi sapete che normalmente i numeri di porta sotto il 1024 sono riservati per servizi, quindi sono nomi standard di porte, well known, ben conosciuti. Per cui tutti sospettano che a porta 80, se c'è qualcuno che risponde, sia un server web, a porta 25 sia un MTA che si sta la porta, a porta 22 ci sta SSH e così via. Quindi, per evitare confusione o anche attacchi, se volete, all'utente che non è amministratore viene invitato di aprire porte, di fare bind a porte di numero basso, perché sennò cosa potrebbe succedere? Qual è il problema di sicurezza? Siete su una macchina che non sa il web, per qualche motivo il server web va giù, oppure avete creato un porte del service e non riesce a fare face, ma semplicemente fa crollare il view server. Perfetto, dopo potete aprire un'applicazione che fa bind a porta 80 e avete fatto del mese, potete operare in invece facendo la invece del server. Però
non è corretto neanche se qualcuno ha bisogno di fare un web server che debba anche, che ne so, poter scrivere il web blog. Allora il web server deve avere qualcosa, e quindi se uno riesce a fare un attacco da Apache riesce a mettermi in inferno addirittura sul blog della macchina, no? Quindi vedete che si aumenta di molto la sicurezza. Montare o smontare file system, accesso ai possibili, a tutti i file, anche quelli non di proprietà, e così via. Molte attività vengono fatte, se si usa lo schema ordinario, vengono fatte come root solo per avere alcune di queste possibilità. E questo viola un principio che abbiamo studiato la volta scorsa, il principio del privilegio minimo. Occorre dare a ogni processo le abilitazioni per fare quello che deve fare, non di più, perché tutte quelle che diamo in più sono potenziali, potenzialmente pericolose per altre attività. Vedete qua alcune cose, chown, possibilità di cambiare l'ownership dei file, override dei diritti d'accesso, lettura di file, la possibilità di mandare segnali a processi di altri, la capacità di cambiare lo UID, la capacità di prendere le porte sotto a 1024. Ogni processo ha tre bitmap che rappresentano le capability. Ha la bit set dell'effettivo, cioè sono tutte le possibilità che il processo ha. Permitted set sono tutte le possibilità che può avere. Uno dice, ma scusa, si può avere la possibilità di fare qualcosa, perché non le tiene sempre attive? Perché può, per sicurezza, in alcune fasi può decidere di avere solo alcune delle sue prerogative, poi accendere e spegnere quando gli servono. Per esempio, sta leggendo da rete, è bene che tenga accesso più che può, perché in quel momento un buffer overflow potrebbe, se uno riesce in quel momento a trovare un sacco che altri non riusciamo a pensare, in quel momento non riesce a sfruttarlo se l'ha spento. Invece il terzo è il set ereditabile. Ovviamente tutti sono sottinsieme del permitted set. Quando si fa porta si crea un bottone, come avete detto, vi piace, si crea un processo. Quali sono le capability che si concedono al processo figlio? Ovviamente il processo figlio non può cambiarsi da sé dopo, perché sennò stanno a capo, potrebbe fare delle cose non fatte prima di limitarsi l'accesso. Allora si dice qual è il set di capability da fare ereditare, cosa si può fare? A quel punto il processo nasce con le capability ereditate. E quindi il processo figlio potrà fare, avrà altre prerogative. È sempre un conto di coscienza, cioè dato che la partenza mi hanno dato un certo permitted set, io mi posso fare ereditare i miei figli, i miei nipoti e così via. Però due domande. Prego, andiamo a figli, un figlio, un processo figlio, di un altro processo figlio. Sì. Avrà che rispetto ancora più ridotto oppure non lo so. Non guarda, non lo so. 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 Cambiare il corso, quindi attivare anche la scrittura, cioè la mettere la scrittura e poi ritornare alla lettura e poi ripetere. Non è correlato questo, è correlato alla seconda questo. È una limitazione di Unix che
consente del corner Apple Control di cambiare. Non è comune a tutte le Unix, altre Unix lasciano questo tipo di possibilità. È stata una, forse per evitare talvolta i file vengono aperti da un processo usati da un altro. Quindi se uno lo apre lettura e lo passa lettura, magari non vuole che il processo figlio possa cambiare il corso di accessi. Magari è stato aperto quando effective user ID era qualcuno, quindi aperto rimane aperto. Bene, e quindi quell'effective user ID che era aperto poteva leggere e scrivere, ma è stato aperto volutamente solo in lettura. È stato cambiato effective user ID, anzi, addirittura user ID, come fa ad esempio l'Oracle quando date login pass. Quindi il processo figlio è evitato il file aperto, ma completamente diverso di accesso. Quindi lui non poteva neanche aprire in lettura, però ce l'ha già aperto. A quel punto potesse fare file control e dire no, adesso lo vado a scrivere come fa un attacco. Ok? Quindi ha una logica questo di non consentire. Però se io, per esempio, ho un controllo di una foto di figlio, quando chiude il file che è in testo aperto, viene decrementato, se non sbaglio, il contatore che mi dice che il file è aperto ancora adesso da un processo. Se il video dopo riapre in scrittura, cosa succede in questo caso? Che lo riapre in maniera indipendente, è diversa l'ereditarietà dalla riapertura. Se viene ereditato, tutti i processi che operano questo spazio dividono il punto di blocco, il punto d'accesso. Se lo chiude lo riapre, è una apertura indipendente e ha un modo sofisticato. Allora, SendMail e Bind usano capability. Che cos'è Bind? Non è lo stesso, questo programma si chiama Bind. Non avete mai installato un binding vostro? È il più famoso domain in server. DNS, sapete come fare DNS? DNS risolve i nomi simbolici e numerici e viceversa. Cioè quando voi scrivete google.com, il mapping con le indirizzi IP a cui mandare i pacchetti viene fatto da DNS, il programma che fa questo si chiama Bind, attualmente versione 9 direi. È bello definisce scritto al tedesco. Di questo facciamo una versione abbastanza veloce, perché non mi interessa che sappiate che esistono, mi interessa che siate esperti di queste cose. Metodi formali di definizione della sicurezza. In particolare sono stati fatti niente, lasciamo stare questa cosa. Questa del tocco dai lucidi anche l'anno prossimo. Quindi saltate questi lucidi. Ecco, questo mi interessa solo per raccontarvi che esistono modelli diversi. Noi attualmente usiamo nei nostri sistemi quello che viene chiamato l'accesso discrezionale, Discretionary Access Control, DAC. Vuol dire che il proprietario di un oggetto può decidere quale permessi dare all'oggetto. Voi vi mette in un mondo che pare naturale questo, cioè avete i vostri file nel vostro account, volete condividerli, non condividerli,
Però non è solo quello, ne esiste un altro che è mandatory access control, quindi non è discrezionale, ma è obbligatorio. E questo viene visto, viene usato, visto di buon occhio in ambienti che hanno organizzazioni molto verticiste, per esempio in ambito militare, perché anche chi scrive un documento in ambito militare non ha la possibilità di decidere il grado di divulgazione. Scrive un programma, un file di testo, ha delle regole di divulgazione imposte dall'altro, quindi non è nella discrezionalità del singolo, ma sono imposte dalla struttura. Infatti, quelle parole che vedete nei film tipo classified, top secret, sono parole del mandatory access control. DAC, qual è il limite dell'accesso discrezionale? È che occorre fidarsi di altri portali dei dati, cioè occorre funzioni in ambienti dove c'è un grado di fiducia di chi sta operando, mentre il non va bene quando si deve operare anche con individui di cui non ci si fida. Vedete il modello che si chiama Bella Padula ha quei livelli top secret, secret, confidential e classified, e hanno quest'ordine lineare. Quindi esistono soggetti in grado di accedere a documenti fino a un certo livello. La regola qual è? Quando si scrive, si può scrivere documenti a tutti i livelli, ma quando si legge si può leggere solo al proprio livello in più, cioè una persona comune nella struttura può scrivere un top secret, ma uno che ha accesso solo ai classified può leggere la classified, ma non può leggere il secret. È vedete un'organizzazione gerarchica. Non si legge verso l'alto, non si scrive verso... non si può scrivere verso il basso per evitare che uno accidentalmente rilasci l'informazione riservata. Comunicare verso il basso. Cosa? Comunicare verso il basso. Documenti... Per il problema è che uno accidentalmente ha possibilità di fare un signal e... rilascia il documento. Vabbè, anche questo sono certificazioni di sicurezza, queste sono quelle storiche. C'era D, il C, C1, C2, poi c'era B e A di livello più alto. L'ultimo livello voleva il modello formale dell'intero sistema di sicurezza. Vengono definite tutto ciò che serve per fare questo tipo di... questo è solo il succo. C'è un documento in cui si stabilisce tutto quello che serve per dichiarare un sistema di tipo C1, C2, B1, B2, D, no, D non c'è niente, D è quando non c'è nulla, o A. Cosa servono queste certificazioni? Le ha inventate il Pentagono per le commesse della difesa americana. Quando chiede di acquistare macchine, chiede che abbiano caratteristiche a prova del santo, se non ci riesce.
caratteristiche, voglio macchine C2, voglio macchine. Qual è la situazione? Questo è il nuovo modo, però è ISO, non è più della difesa, però ha delle equivalenze. È in 7 livelli, si chiama Orange Book, ma è lo stesso. Vedete che i profili, cioè quello corrispondente a C2 e quello corrispondente a B1. Cosa succede? 95-98 ME di non so se c'è la nessun livello di sicurezza. Per NT3 è bellissima la storia di NT4 e riuscì ad ottenere il livello C2 ma c'era la fucilla su cui non si è collegata nessuna rete. Comunque anche i Linux sono certificati, ad esempio su SUSE Enterprise è certificato. Debian non è certificato, ma è lo stesso sistema operativo, nel senso che le certificazioni costano. Debian non ha certificato, perché non è Debian che partecipa alle commesse del Pentagono o di altri organismi, ma altre aziende come Red Hat, come SUSE hanno quello ovviamente vecchio, Windows XP è stato certificato anche lui. Però si può fare di meglio ed è interessante. E la National Security Agency, che è un'agenzia di Stato americana, federale americana, ha avuto il compito di organizzare, di creare un sistema operativo Trusted. E siccome non sono professionisti, hanno capito la legge di Perkins, cioè non si basa sulla segretezza, si basa sulla comunità. E quindi la prima scelta che hanno fatto è stata per fare un sistema operativo Trusted, partiamo da una base libera. E hanno disegnato S Linux, Security Enhanced Linux. Adesso i componenti di Security Enhanced Linux sono moduli che potete caricare sul kernel di Linux. Perché Linux anche per incoraggiare le ulteriori ricerche. Sì? Penso che i cinesi stavano facendo un sistema operativo riscritto da zero per farlo completamente sicuro, cioè, perché i cinesi avevano Red Flag Linux, Linux bandiera rossa. Anche l'esperienza sul sistema crea il sistema sicuro. Un sistema appena scritto è più probabile che contenga dei bug, quindi non lo vedo come un meccanismo, come un approccio vincente questo. Comunque vi ricordo che per fare un sistema sicuro ci sono sempre le tre componenti: hardware, software, malware, se no non si fa nulla.
non si mettono parole chiave dicendo tanto al dia sì, PC, bla bla bla, e non funziona. Vabbè, questo non va bene, questo ci fermiamo qua. Sono state inserite gli hook all'interno del kernel, cioè per fare sicurezza quello che è stato fatto viene fatto in tantissime occasioni anche per la virtualizzazione. Nel kernel di Linux ci sono gli hook. Cosa sono gli hook? Ganci. Sono delle macro definite in particolari file di inclusione, e in punti specifici del kernel vengono richiamate queste macro. Quindi se voi non volete determinate funzionalità, le macro all'atto della compilazione del kernel sono definite vuote e quindi è come se non esistessero. Ma vi basta mettere il codice all'interno delle macro per avere i ganci giusti, perché, che ne so, quando viene creato un processo, quando viene acceduto un file, vengono richiamate queste funzionalità volte, che ne so, per la creazione del processo, per segnalare al virtual machine monitor stai attento che hanno creato un processo, quindi sono altri processori di quello, per la cattura di file, guarda che sta aprendo un file magari, cioè il Linux Security Module che vuole implementare un accesso non discrezionale, MSC, e quindi non controlla più i permessi come faceva, come fa in standard, ma controlla altre cose. Ok? Nel codice ci sono questi hook. Vedete? Cioè, look, se voi non avete compilato le parti di S-Linux che funzionano come questo modulo, questo è vuoto e quindi non richiede tempo neanche all'atto di esecuzione, perché è una macro vuota. Se invece l'avete compilato, questo fa la chiamata e chiede altri tipi di autorizzazione. Sono sempre interni a kernel. Quindi però parallelizzano, cioè una macro viene sostituita a livello di sorgente. Aumenta il codice sorgente del kernel, non il codice eseguibile se non vengono. Perché lei ponga di avere start define una certa macro con i parametri e di fianco niente. Nel codice c'è la chiamata di questa macro, nella generazione di codice non c'è proprio codice, quindi non nella volete. Se lei invece vuole funzionalità aggiuntive, lei definisce questa macro con un corpo, un vuoto che chiama funzione, allora sì, viene rallentato, però ovviamente ha chiesto delle funzionalità aggiuntive. Qualsiasi funzionalità ha un costo. Va bene, non ci fermiamo qua e direi di fermarmi qua proprio con tutta la parte teorica per il parziale. Poi torneremo a vedere gli esempi, i casi di studio per nella parte che va dopo Pasqua, o meglio anche il 19 possiamo partire, come completamento. Ci sono già le date di tutti gli appelli fino a settembre,
e ci sono le liste di tutti gli appelli fino a settembre. Adesso vedete quella del 15 che ho messo, e comunque per completezza di informazione, anche per fare una pausa passando all'altra parte, vi dico le date, che sono tendenzialmente fisse salvo casi di forza maggiore. Allora, facciamo questo schema e poi dopo facciamo esercizio. Allora, parziale 15 aprile. Primo appello. Primo appello, 13 maggio e 20 maggio, concorrenza parte generale, quindi scritto, fratto, orale. Poi maggio e l'orale 7 giugno. Secondo appello, diciassette, ventidue, ventisette giugno. I due scritti sono uno alla mattina e uno al pomeriggio. E ovviamente se uno ha già un parziale o un appello o uno scritto precedente positivo, può venire a fare solo quello che vuole ripetere. Poi c'è 22, 27, 28 luglio. L'autunnale, sette, dodici, quattordici. L'orale deve essere l'ultimo, serve per completare. L'orale è necessario fare il cappello della parte pratica? No, può fare in altra prova. Tra l'altro quella è la pratica di laboratorio, a parte tutto il gruppo insieme andrà da Di Felice a spiegare come ha implementato il laboratorio. Lì il laboratorio scrive un programma in C e o una shell o un Python. Ok? Prego. 13 maggio concorrenza, 20 maggio parte generale.
adesso vedo quanti sete, tendenzialmente lo farei qua nell'aula, se vedo che siete troppi, vedo se riesco a recuperare una nuova più grande. Tutto ok? Di solito le domande che mi fanno gli studenti sono: una, quella di mettere questo cappello che va in Expo 27 luglio, 15 agosto non potevo. Ok? Quindi questa è la situazione degli appelli. Sì. Una cosa, che è il punto regolare perché la parte finale deve realizzare il voto, sì. E non è obbligatoria. Ma quindi dovremmo affrontare prima il progetto e sì. Sì. Se volete venire a dare gli iscritti ai vari appelli, potete venire a dare gli iscritti ai vari appelli, anche le prove pratiche. L'importante è l'orale, che me lo facciate come ultimo, perché a quel punto metti insieme tutte le valutazioni e mi dimostrate che potete, il solito che fa l'orale lo fa per tirare su ancora qualche punto alla fine. Torno a dire che se la vostra media delle prove è sufficiente e avete tutti i voti sufficienti, posso tollerare una leggera insufficienza da qualche parte, uno ha un 17, se uno incomincia ad avere un 12 non lo affetto. Se comunque la media è sufficiente, si può registrare la media senza fare l'orale. Però in tal caso il voto massimo che si ottiene è 23. Quindi se la media è 27,5, se uno non vuole fare l'orale prende 23. I voti dal 24 in su richiedono la prova orale. E la prova orale comunque è una prova nella quale si mette in discussione il voto. È capitato anche che persone abbiano preso voti inferiori alla media per aver fatto un orale. Ok? È ovvio che, come le altre prove, dal 1968 si può rifiutare e presentarsi. Ok? Se il voto, perché magari uno pensa quel giorno di essere in forma, questa cosa che mi viene mal di testa, non riesce a concentrarsi, non fa una prova brillante, siamo umani, ragazzi, capita a tutti. Però se io do l'orale, cioè se devo andare in finale, devo dire tutto, devo fare tutto. No, se non mi fa l'orale. Ok. Si può perdere tutto per l'orale, questo è importante. Sì, in tal caso si rifiuta la bocciatura e si presenta l'orale. Ok. Oppure, perché lo fa che l'utente non sospetti, non è il giorno prima della consegna, può chiedere la fusione con un altro gruppo e continuare a lavorare con un altro gruppo. La domanda è: come è rimasto solo o finito da solo? Non fatemi le fusioni o le migrazioni sospette. Il giorno prima della consegna è curioso che uno decida di dire: ho cambiato gruppo e domani consegna. È un po' come dire che pensate di essere, non so, nipote di Obama, no? È poco credibile, no? Quindi per scrivere fine del progetto entro il 7 giugno, ma è meglio scriverlo anche durante giugno e andare al 27 giugno. Ognuno organizza, io credo molto nella didattica del metodo universitario. Uno si aspetta da un laureato, qualcuno mi dice che oggi dovrei dire si aspettava da un laureato, ma io non perdo la speranza, si aspetta da un laureato che sia una persona capace di organizzare le attività, il tempo, persona da mettere in un ruolo non operativo, ma propositivo nel mondo del lavoro. E quindi
dipende da voi, valutate, sbagliate, perché sbagliando si impara, sbagliando si segue, sbagliate, avete tutte le possibilità di recuperare. Se pensate di consegnare la prima pelle, non ce lo fate, nulla è perduto, andate a seconda. Certo che se calcolate tutto per consegnare l'ultima scadenza e non ce la fate, si recupera tutto l'anno prossimo. Però avete, è bello che siamo tutti maggiorenni, dovete calcolare i rischi e valutare cosa è meglio fare. Prego. Non è sentito, scusa. È da tutto su Almesani. Almesani è fatto in maniera che apre le liste penso un mese prima della data. Quindi adesso secondo me vedete questa solo, tra poco se vedrete le altre due. Ok. Comunque è già tutto su Almesani, fino laggiù. Se vi faccio vedere la metà di un Almesani, tutto. Ok? Altra cosa importantissima, così finisco questa parte. Questo scritto lo vediamo in una. Di tutti gli scritti abbiamo fatto la correzione alla fine, potete chiedere che non venga valutato. Questo scritto è l'unico che non dà penalizzazione in caso di grave insufficienza. Da questo in poi c'è la penalizzazione di 2 punti sulla grave insufficienza. Questi scritti, per vedere il vostro scritto corretto, si viene in questa data, anche se volete fare l'orale in questa data, venite questo giorno qua e io, perché sennò io dovrei in questo giorno fare il sollevamento peso e venire con il pacco di copie di tutte le volte precedenti. No, in ogni appello porto i compiti che ho corretto di questo scritto. E quindi anche, come sapete, accetto osservazioni sulla correzione, non sulla valutazione. Se quindi non ho visto un esercizio, ho scritto un commento e voi reputate che sia sbagliato, sono commenti che accetto. Il fatto di dire perché reputi grave questo errore e gli hai dato 3 punti invece di 4 invece che 5, no, questa è la mia autonomia di valutazione. I commenti si fanno in questa data. È successo in epoche passate che in questa data la persona fosse stata ricoverata in ospedale. È ovvio che si gestiscono le eccezioni, ma come eccezioni? Non è. Avevo prenotato, dovevo essere andare con gli amici, no, ma quella non viene contemplata come eccezione. Ok? Non chiedo formale certificazione, ma chiedo correttezza. Va bene, è tutto chiaro sugli appelli? Allora, passiamo agli esercizi. Avete e faremo così oggi, martedì e il giovedì prossimo. Da ora in poi la parte teorica sono solo esercizi. Domani ci dedichiamo a parlare, perché non ho mai più tempo, di fase 2. Ho le esercizi? Venga a farlo. Forma? Giorno 15 aprile 2009. Allora. Chiedo scusa se scrive dal livello della lavagna in giù, ecco, leggono tutti, perché per parallelizzare io stavo trovandovi il compito.
Allora, una nota che va detto, ricordo che per tutte le prove denominate parte generale, siano parziali, siano separate, non è possibile avere con sé nessuna documentazione, quindi l'unica cosa che potete portare con voi è un documento di identità e una penna. Di solito non c'è bisogno di calcolatrice e secondo me fa anche bene se un piccolo conto lo fate a mente senza... senza aver bisogno di ausili meccanici. Allora, Max Peggio, questo algoritmo di piazzamento è curioso, prende date e pagine in memoria, quando succede un page fault sostituisce quella di numero massimo. Quindi, almeno un page fault, quindi vuol dire che la pagina che vogliamo accedere, il riferimento che abbiamo, che stiamo controllando in questo momento, è relativo a un pattern che non è presente nei frame in memoria. Se in memoria sono presenti i frame e le pagine, scusate, 1, 3, 7, 9, comunque eliminiamo la 9, perché è quella di numero massimo. Cioè, parlo di composizione di scrivere, adesso non si parla. Cioè, io sono in posizione, ero basato su quello che avrebbe detto, ad esempio, nella dimostrazione che nell'RU è indirizzato il master. Sì. Allora avevo fatto questa ipotesi, cioè, suppongo di implementare l'algoritmo mettendo le pagine in una lista di elementi ordinati, mettendo in cima alla lista gli elementi di dimensione maggiore e via via gli elementi di dimensione decrescente andando verso il basso. Dimensione. Scusi, di numero. Di numero. Di numero maggiore andando via via verso il basso, mettendo questo in fondo il numero di. Io l'avrei messo al contrario, però è lo stesso, tanto poi bisogna vedere quale, quale parte considera. Poi dopo da ciò segue che quando avverrà il page fault la pagina che verrà sostituita sarà quella in cima. Sì. E quindi bisogna considerare i due casi in base al numero della pagina che viene messa all'interno di questa rete di memoria. Sì. Allora, quindi, se la pagina ha lo stesso valore della pagina che c'era precedentemente, non c'è alcun problema, la struttura data rimane rispettata. Mentre se si va a sostituire un elemento che ha dimensione, cioè che ha un valore uguale o maggiore, se invece si va a sostituire un elemento che ha un numero di pagine inferiore, non viene rispettata la struttura dati, in quanto in questo punto sarebbe presente un elemento che non sarebbe nella posizione corretta perché dovrebbe essere messo all'interno della struttura in questo cima. Torni a dire perché non... Cioè, allora facciamo un esperimento. Chi è che ha detto questo progetto? Ma in realtà, cioè, io penso che siamo quell'altro in massimo, ma non è proprio cosa è, non si può.
So I can try for volume, and I'll be interested in the prendiamo. In ordine di numero, quindi qua in basso sta quella con i numeri minimi, e poi costruisce questo stack per tutta la stringa dei riferimenti. Quindi poniamo di avere una stringa dei riferimenti 1, 3, 5, 2, 7, 9, quindi 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 7, 9, cioè la costruisce per tutte o solo quelle con l'ampiezza del... Sì, allora lei mi dice, poniamo che ci siano n frame, in questo caso 3. Quindi fino ai primi 3. A questo punto possono darsi due casi. Se è sicuramente diverso da questi, quindi in un caso è quello la discriminante. In un caso, come in questo caso, abbiamo questo che è minore di quello di indice massimo. Se è minore di quello di indice massimo, praticamente sostituisco quello il nuovo stack diventa questo. Vabbè, nella memoria non sarà messo così, ma è lo stesso. Oppure, se avesse, vediamo in questo caso qua, in questo caso sì, in questo caso sostituisco l'ultimo. Andiamo a prenderne uno in più. Ok, e mettiamoci in un caso analogo, poniamo di avere 0 volevo fare un caso analogo per non avere casi diversi, perché qui il 2 non darebbe page fault. Comunque qua abbiamo 1, 2, 3 e 5, quindi sostituisco l'ultimo. Quindi lei mi dice sì in un caso, che nell'altro lo sotto insieme. Perché? Perché in un caso l'avrei sempre come numero più basso, nell'altro sostituisco l'ultimo, ma tanto l'ultimo ciò che porta. E così il ragionamento. Cioè, io avevo detto che non era aspetto, secondo questo ragionamento. Dopo appunto non lo so se è corretto. Che non è a stack? Sì. Allora mi torni a dire. Ma allora. Allora è sbagliata la dimostrazione. Cioè, se volete far vedere che non è a stack, non si fa in quel modulo. Infatti, avendo fatto un ragionamento, si fa per dimostrare che è a stack. Se invece vuoi notare che non è a stack, ci vuole il controesempio, uno. Ce l'ha il controesempio? No, l'avevo fatto per altri casi. Prego. Io penso che fosse stack, che ho pensato di mostrarlo, e quindi non posso
Assolutamente sì, anche quello è un meccanismo molto forte per... Così meccanicamente può venire a farlo vedere come viene l'infezione. Comunque, prima ancora della soluzione dell'esercizio, ricordatevi l'approccio metodologico. Se volete dire di sì il procedimento, volete dire di no, cosa è detto? Mai esempio per dire sì o procedimento per dire no? Allora, quindi io ho preso in considerazione due memorie, una di n frame e l'altra di n frame, n più 1 frame. Ecco, questa è n frame e questa ne ha n più 1. Allora, vabbè, consideriamo caso 0. Riduttiva, sappiamo che 1 è sottoinsieme. Esatto, questa è sottoinsieme di questa, quindi questa qui avrà 1 in più, sì, che lo chiamiamo, chiamiamolo S. E adesso possono accadere vari casi. Allora, nel caso in cui nella stringa di riferimento ci sia una pagina che è presente in tutti e due, ovvero appartiene a n, appartiene anche a n più 1, e quindi non accade page fault, che rimane così. Nel caso in cui la prossima stringa sia proprio S, a questo punto S potrebbe, in questo caso non accadrebbe page fault, in questo caso accadrebbe page fault e verrebbe tolto quello di indice maggiore, ma comunque ci sarebbe S qui, ne verrebbe tolto uno ed è comunque sottoinsieme. E nell'altro caso invece faccio un secondo, sì, in N è tolto uno, quello di indice maggiore, quello di indice maggiore in N, sì. E quindi rimane comunque sottoinsieme, sì, perché gli altri n-1 elementi si trovano comunque qui. Quindi questa memoria avrebbe un frame in più, che sarebbe quello che è stato tolto da qui, ma tutti gli altri sono uguali. L'altro caso invece è quando chiediamo una pagina qualsiasi che non appartiene P, che non appartiene a nessuna delle due. Allora, a questo punto bisognerebbe fare una distinzione per casi, ovvero la pagina di indice maggiore è S. Se la pagina di indice maggiore è S, in questo caso P sarà qui, e in questo caso no. In questo caso P sarà qui sostituita all'indice maggiore in n, ma in questo caso comunque questa stringa sarebbe sottoinsieme di questa, perché tutte queste altre le abbiamo qui. Questa è la pagina di indice maggiore che qua abbiamo sostituito, e qui ce l'hanno entrambi, per cui è ancora sottoinsieme. Nel caso in cui questo è il caso che questo è il caso in cui S, adesso la riscrivo, sì, in cui S fosse la pagina di indice maggiore, okay, di entrambi, mentre nel caso in cui la pagina di indice maggiore sia appartenente anche a N, allora qui basterebbe prendere questa pagina che noi chiamiamo adesso, fino adesso non l'ho mai nominata, però vabbè, adesso la chiamiamo U, questa pagina U che è di indice maggiore, e ci mettiamo P al suo posto, P e P, e quindi è ancora sottoinsieme. Allora, quindi la pagina di indice maggiore si appartenente a N, quindi anche a N più 1. Sì, quindi bisogna fare questo passaggio, bisogna dire: se la pagina di indice maggiore è S, allora S è maggiore di tutti gli elementi di N. Se no, la pagina di indice maggiore, che chiamiamo P, è sia quella di indice massimo in questo che in quello. Essendo il massimo ed è minore di N, e di S è il massimo anche qua. Ok. E a questo punto abbiamo sufficiente. Questa è la dimostrazione corretta. Ok. E l'altra? Viene a fare anche l'altro pezzo? La stringa, sì, la stringa in cui Max si comporta come min? L'avevo già fatto.
e ho pensato a memoria di 3 frame. Memoria di 3 frame. Questa è una buona idea. Quando dovete fare un esempio, prendete delle strutture piccole. In realtà si poteva fare anche di 2, però. Sì, ecco, ma 3 è un numero. E pure tutto pensare che sia un caso particolare. 3 è un bel numero, in ogni caso qualcuno ha pensato a questo. E abbiamo le pagine 1, 2, 3 e 4. Sì. Allora, le due pagine di indice maggiore sono 3 e 4. Noi dobbiamo, dobbiamo fare una stringa di riferimenti in cui 3 e 4 si intercambino tra loro, nello stesso modo in cui farebbe meno. Quindi io ho pensato di fare così: 4, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, e da qui ricomincia 4, 1, 2, 1, 2. In questo modo, con l'algoritmo MaxBase, adesso faccio anche l'altro sotto, con l'algoritmo MaxBase, noi qui abbiamo 4, vabbè, 4, 1, 2, 4 viene verrà sostituito, poi qua saranno uguali, 4 qui verrà sostituito da 3, 3, 1, 2, 1, 2 li abbiamo, 1, 2 li abbiamo, qua di nuovo 4, 1, 2 e così via. Questo, che è l'algoritmo min, si comporterà nello stesso modo, perché a questo punto abbiamo 4, 1, 2, quando ci ritroviamo qui, 4, 1, 2, 4, 1, 2, quando ci ritroviamo qui, sostituiamo il 3 al 4, perché è il più lontano che compare nel tempo, quindi 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, e qui la stessa cosa. Ok. Io ho trovato un altro riferimento su cui ne esistono tanto. Comunque, il procedimento è corretto. Avete altri esercizi? Io ho una cosa che ma sulla destra mi dica la data. Permettetemi di dire una parola che mi si è scordato. Qual era la morale dell'esercizio che avevamo fatto prima? Perché c'era una morale dell'esercizio che avevamo fatto prima? Che un algoritmo di impiantamento concettualmente pessimo. Come possa essere, come può essere Max, perché se ci pensate dopo un po' tiene in memoria le pagine che hanno i numeri più bassi e nessuno vorrebbe mai usare un algoritmo di impiantamento simile, perché blocca la memoria con cose che non sono più utili. Però talvolta si può comportare addirittura come il migliore. E per tutta è a stack, quindi appare come uno degli algoritmi buoni. Quindi, per dire, non è che è a stack, quindi è il massimo degli algoritmi di impiantamento. E anche peggiore talvolta si possa comportare bene. Ok, allora 15 marzo, poi avete una mano alzata lassù, c'è una mano alzata lassù, c'è una mano alzata, no, cosa combinate? Provo ad ampliare un po' il font. Thank you.
stiamo facendo bene il algoritmo da usare, perché c'è usare l'algoritmo MPU e poi more presently used all'interno della file. Ah! Allora non sappiamo quale dei due anche le cifre sotto sono. Sì, secondo me è sbagliato. MFU e LFU. Sapete che cosa è stato? Che prima ho scritto questo esercizio con tutti gli F, poi ho detto no, troppo pesante, gli faccio perdere i conti di denominatore. Allora ho cambiato in recently, ma sono rimaste le due sigle grandi. È stato un errore che capita che producono in un esercizio, poi lo vanno a fare, è troppo difficile. Il primo che svolta gli esercizi che voi fate sono io, quindi anche perché se dopo faccio la figurata dopo avervi dato l'esercizio di fare la selezione, quindi magari lo faccio, ma vedo no, ci vuole troppo tempo, è un complesso, lo semplifico. Ma è ovvio che fare il calcolo di risico è più facile. Quello sembra semplicemente dice che si comporta meglio il most recently used che il least recently used, e l'ultima cosa dice che non dovete semplicemente avere una differenza iniziale e poi si comporta allo stesso modo, ma deve continuare ogni tanto a fare finché ci vuole più. È scritto in maniera brutale, non so bene. Da lì c'è il limite che vale infinito, e la differenza tra il numero di page fault deve essere infinito, quindi deve continuare a fare qualche page fault in più most least recently used rispetto al most recently used. Professore di guardia, quindi doveva essere che ad esempio l'R1 dovrebbe, io ho pensato così, dovrebbe generare in continuazione page fault, mentre MRU dovrebbe generare comunque di meno rispetto all'R1. No, e continuare, praticamente non sta a fare, come ha fatto lui prima, la sequenza che si ripete, e se nella sequenza che si ripete basta solo che se MFU ne fa K all'interno della sequenza, LRU ne fa K più 1 o K più qualcosa, e avete dimostrato. Ogni tanto mi diverto a fare queste cose perché hanno un senso, perché voglio che non vi prendiate paura a guardare anche una formulazione matematica del problema. Lì se uno dice ah, ci sono i limiti che quando andai a fare l'esame da radioamatore, che vendono un bellissimo libro di radiotecnica scritto da un anziano radioamatore che ho conosciuto, ma ci sono tutti i capo dei circuiti fatto con una formula da ricordare a memoria. Io non ci riesco, io non mi ricordo le formule della trigonometria, ma ho a memoria la rappresentazione di un esponenziale complesso dei trigonometrici, mi sono bisogno di una forma e me la tiro fuori da lì senza dovermi ricordare le cose. E l'ispettore durante l'esame venne di fianco, guardò e disse ma è integrale, perché per tirarmi fuori come scaricavo un condensatore lo faccio partire dalla fisica, che per me era molto più comodo che stare a ricordare a memoria formulette. Quindi bisogna a colpo d'occhio vedere quello che dice. Sì. Io dico che si può fare velocemente l'esercizio 2 dell'11 luglio 2008? Si può guardare e fare velocemente, dipende se ci riusciamo. È possibile. 11 luglio 2008? Sì. 2008 siamo più su.
Esercizio numero? Numero 2. Esatto. Ah. Allora, prendiamo un RAID 4 formato da 5 dischi e si ipotizza che ogni settore... Infatti c'è qualcosa che non torna, ho sbagliato. Ho fatto clic su quello sbagliato. Allora probabilmente me lo fa vedere da lì. Si è data una stringa di riferimento e referenza tra processi ABC, si considera un sistema che applica il meccanismo di working set in modo globale e non processo per processo. Il working set ha durata equivalente a 15 riferimenti in memoria e il numero di frame globale del sistema è pari a 10. Quindi, A1, B2, C3, B4, il primo che dice affondato, B4, C5, A6, B7, C5, A8, ci dovrebbe essere un C1 prima di B4, una no. C1 prima di B4. Sì. C3, A1, B4, C5, A6, B7, C5, A8, B9, C10, quello qua. C10, A1, B4, C5, A1, C3, B2, C11, ci fermiamo qua per il momento. E è lunghezza 15, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Quindi andiamo a vedere. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, idem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quindi l'ampiezza qui è 10, quindi siamo al limite e qui rimane uguale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allora andiamo a vedere. Fin qua è la finestra, adesso dobbiamo spostare la finestra qua, quindi 1 lo riconfermiamo, uscirebbe 1, ma 1 è stato utilizzato altre volte, quindi 3, entra 3, esce 2 e 2 non è più utilizzato, quindi la finestra non si smette di contenere 2. Ok? Cioè dovete contare da qui una finestra di 15, cioè fino a qua, tutti una volta sola, l'insieme di quelle. Quindi l'ampiezza è 9. Poi 2 riporta l'ampiezza a 10. Attenzione, qui 11, 1, 2, 3, 1, 2, 3 da qua.
A questo punto abbiamo 1 ce l'ho, 2 ce l'ho, 3 ce l'ho, 4 ce l'ho, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Boom! L'ampiezza del working set supera la quantità di frame disponibili. Il risultato viene decretato in questo momento la possibilità di crashing. E quindi cosa fa? Uno si può accorgere quello che fa il sistema dai riferimenti che seguono. I riferimenti che seguono, guarda caso, si riferiscono al processo solo A e B. Quindi con tutta probabilità il sistema ha bloccato C per evitare che ci continuasse a fare domande di pagine e quindi peggiorasse la situazione del crash. Ok? Infatti quell'asterisco era proprio il punto in cui il sistema decretava il crash. Va bene? Ce ne vediamo domani mattina alle 8. Poi mi raccontate cosa hanno detto oggi.